Buonasera a tutti, siamo felici di trovarvi qui. Io sono Francesco Della Calce, stiamo venendo direttamente da Radio Vostok, la radio di cui curo indegnamente la vice direzione, e qui abbiamo la fortuna invece di avere dei personaggi davvero importanti, a cominciare dall'autore che è Renato Cuccio, non ho bisogno di altre parole. E diciamo, come dicono gli americani, last but not least, spero che vada bene con la lingua, sì, una cosa del genere. Ecco. Abbiamo qui Alessia Magliacane della Scuola degli Studi di Parigi, in francese non te lo dirò mai. L'École des études sociales. Perfetto, era quasi una cosa del genere. Abbiamo Umberto Tudino del coordinamento operaio di Salerno e Franco Musumeci dell'ISDE, dei medici per l'ambiente, è giusto, l'acronimo è quello. Manca ancora uno degli astanti ed è il professore emerito Francesco Rubino. Speriamo che arrivi, così mi fa fare un bel quattro quarti. Non lo vedo ancora, che è un costituzionalista molto importante che insegna diritto costituzionale a Parigi e a San Paolo, a Parigi precisamente a Monterro, e oltretutto, per quello che mi hanno spiegato, è anche un sabotatore, però non lo vediamo ancora, aspettiamo. Sta sabotando l'evento. Sarà sabotando l'evento. Io credo che stia facendo qualcosa di più prosaico, però non voglio dirlo davanti a tutti. Detto questo, questo libro ha un titolo emblematico, sembra uscito dalle poesie di Pasolini degli anni 40. Il pane e la morte, lo scambio salute-lavoro nel polo industriale brindisino. È un'opera di denuncia. Io, se guardo semplicemente, diciamo, sulla quarta di copertina, vedo che ci sono molti titoli che l'autore ha fatto in maniera molto molto ponderata. Il consumatore lavorato, i dannati del lavoro e l'ultimo, anzi il penultimo, che era mal di lavoro. Questo signore che è alla mia destra, casuale come cosa, diciamo che è soprattutto un saggista, oltre a portarsi la storia addosso, oltre ad essere una figura che è stata anche idealizzata, ma è soprattutto una persona che in questi anni, da quando ha fatto questa casa editrice, Sensibili alle Foglie, nel 90 credo, vero? Ha davvero fatto quello che tanti, diciamo, studiosi, professori e anche ricercatori non hanno fatto. Ha fatto socioanalisi, ha fatto quello che dovrebbero fare tante persone che hanno anche una particolare istruzione, ed è andato dalle persone a parlare, dagli operai, da quelli che davvero, come nel documentario che avete visto molto, molto interessante, potevano in effetti dirgli le cose vere. C'è tanto virgolettato in questo libro, perché ci sono le cose come quella che ha detto Carmine, l'operaio Carmine Desio, quando ha detto: fa più male la Coca-Cola che l'amianto, perché a questi ragazzi di 20 anni all'isochimica di Avellino, ma come a Brindisi dove ha fatto la ricerca Renato, ecco, in effetti questo veniva detto, che faceva male più la Coca-Cola che l'amianto, che loro dovevano davvero vendere la propria vita per sfamare le proprie famiglie. Io ho parlato già troppo, lascio la parola all'autore, che magari ci racconta come è nata, diciamo, la genesi di questo libro e più in particolare del suo corpo saggistico. Va bene. Perfetto. Allora parla Umberto Tudino. Vuoi parlare tu? Attenta ai piedi. Franco, come sta anche la voglia? Allora, io rappresento sul tavolo l'ISDE, che sono i medici per l'ambiente. I medici per l'ambiente è una realtà molto vicina a Medici Democratici, e che si sta occupando in provincia di Salerno di una serie di problematiche che vanno dall'attività e dal lavoro in fabbrica fino a tutta la questione ambientale, che nelle nostre zone conoscete benissimo per quello che si scrive, ma per quello che viviamo giornalmente. Voglio salutare pure il presidente dell'associazione ambientalista Nello De Pasquale, che è presente in sala a nome di tutte le associazioni che costituiscono questo coordinamento provinciale. Facciamogli fare questa parte scena. Francesco Rubino, scelica. Un applauso magari in sala. Il
il biennio rosso famoso 68-69 fu caratterizzato dal problema della nocività degli ambienti di lavoro e dalla successiva in effetti promozione della difesa di quella che era la salute dei lavoratori. In quel periodo gli operai acquisirono il diritto alla soggettività, cioè al diritto ad essere protagonisti della propria vita. Attraverso quello che fu un durissimo scontro di classe si costruirono poi quello che furono i tre parametri che negli anni successivi segnarono la vita di tanti di noi. La soggettività, cioè il diritto ad avere una vita felice, la critica dell'organizzazione del lavoro, la critica del sapere. La famosa crescita industriale che tutti ricorderete, il famoso boom economico, fu costruito sulla vita di tanti e tanti di quegli operai. Alcuni li sentirete dopo, come il compagno che sta alla mia sinistra. Se voi fate conto che gli indici statistici dicono che dal 54 al 73 le patologie professionali in quel periodo passarono da 5.300 casi a 30.000. Su questo fu costruito quel boom. Avrebbe detto Marx, un genocidio pacifico, un uso indiscriminato di quella che era la forza lavoro al superamento invece quello del rapporto con la resistenza fisica dell'uomo che diventava oggetto stesso della produzione. Nel passato le malattie erano provocate dal caldo, dal freddo, dai virus, dalle carenze alimentari. Nelle fasi successive dal Novecento in poi le malattie si trasformarono diventando sempre più legandosi a quello che era il concetto della produzione. Sostanze chimiche, radioattività, il rumore, l'amianto sono le cose che oggi noi riscontriamo nelle nostre discariche a cielo aperto. Anche nella nostra piccola città abbiamo il caso della zona di Cannetiello, che è un bubbone, una peste a cielo aperto. L'organizzazione scientifica del lavoro che in quel periodo si mise in atto fu quello che si chiama fatica industriale, cioè l'azione del lavoro colpiva profondamente l'uomo, andando ad incidere su quello che era la propria attività, la propria attitudine psicofisica. Tornano a mente, a me in memoria, le parole di un compagno che io ho avuto il piacere di conoscere, si chiamava Giulio Maccacaro, e infatti non peraltro Renato nel suo libro lo cita. Giulio è il padre, in effetti, degli studi iniziali su Marghera, se ti ricordi, sul giallo di Marghera, io mi ricordo che l'ho conosciuto là, diceva: non si può operare per la salute degli uomini se non ponendosi dalla parte ben precisa di una scelta di classe. Questa visione portava a costituire a Torino in quegli anni, intorno alla rivista Sapere, in cui io, studente di medicina, collaboravo, ma veramente partendo dall'estremo, dal più basso, perché c'erano delle intellettualità, delle intelligenze che erano incredibili, averne qualcuno a oggi, era formata da operai, sindacalisti, studenti, medici, assistenti sociali, infermieri, e loro affrontavano il problema della salute e della nocività in una maniera diversa di quella che era la monetizzazione del rischio. Carmine Desio, non so se l'ha detto nell'intervista, con i soldi si pagava la salute di questi compagni, di questi operai, 83 di loro di Salerno, che quello che sta meglio c'ha le placche pleuriche. Sul piano scientifico si affermava il concetto che l'operaio non era più oggetto della ricerca, ma diventava esso stesso soggetto del suo vivere. L'operaio prendeva in mano il discorso della salute sua e di tutti quelli che lo circondavano. Tutti questi fattori vanno riadattati all'interno di un ragionamento su quello che è il rapporto uomo-prodotto-capitalismo. Da quelle lotte nacquero, chi lo ricorda, quello che erano lo statuto dei lavoratori. Da quelle lotte nacquero i centri di lotta e di controllo sul territorio per l'ambiente, i servizi di medicina preventiva. Io ricordo all'Università di Napoli quando mettemmo in piedi il primo ambulatorio su medicina preventiva e venne proprio Giulio ad inaugurarlo.
E poi ci fu la riforma del 1978. Quante illusioni ci facemmo intorno a quella riforma. Noi pensammo di aver potuto, di aver cambiato, ci illudemmo di aver cambiato una realtà, che forse veramente le rosse lotte e quelle degli operai erano servite a qualche cosa. Dopo 40 anni noi ci accorgiamo che tutte queste esperienze sono semplicemente dei sogni, sono degli incubi. Basta comprare un qualunque giornale e vedere quante malattie, casi in effetti dell'amianto li avete visti in questi giorni. Noi, come compagni del coordinamento operai, medici, paramedici, sanitari della provincia di Salerno, siamo ripartiti sulla ricerca del tema della salute da quel tipo di esperienza. Quindi non è vero che il vecchio fa sempre male. Molto spesso lo si cerca questa cosa per non ricordare quello che erano le lotte precedenti. E che cosa abbiamo fatto con questi operai? Abbiamo messo di nuovo al centro il tema della salute e su questo abbiamo costruito una serie di realtà in cui l'operaio è diventato esso stesso protagonista della propria lotta e della propria difesa alla salute. E questo l'abbiamo anche allargato a tutto il discorso dell'inquinamento sul territorio, perché la salute non può essere una parcellizzazione come ce la vogliono fare apparire. In uno scontro frontale anche con quelli che oggi sono i cosiddetti rottamatori, che per il momento loro stanno rottamando solamente quelli che sono i nostri diritti, i diritti di tutti quanti. Grazie. Innanzitutto buonasera. Allora, io sono un rappresentante del comitato del coordinamento lavoro di Salerno. Questo coordinamento è nato ufficialmente nello scorso maggio, quando si sono riuniti alcuni lavoratori di diverse realtà produttive, sia pubbliche che private. Si tratta di, nello specifico, di lavoratori dell'ex Isochimica, del comitato ex operai della Filtroni del gruppo Essentra, dei lavoratori della PAIF, della Nexans, della SADA, di Arechi Multiservice e di operatori precari della sanità e di enti privati. Il principale obiettivo di questo coordinamento è quello di porre all'attenzione pubblica la drammatica situazione dei livelli occupazionali della nostra provincia. Per questo il coordinamento diviene mezzo di diretta partecipazione dei lavoratori, delle lavoratrici e di tutti i cittadini che intendono partecipare. Teniamo inoltre a precisare che questo coordinamento non si contrappone alle organizzazioni sindacali, bensì vuole essere uno sprone con un ruolo diverso nell'affrontare le problematiche del mondo del lavoro e le varie vertenze aperte sul territorio. Nonostante questo coordinamento sia nato da poco, noi ne siamo orgogliosi di questo coordinamento, abbiamo già ottenuto notevoli risultati, mettendo in rete i dipendenti delle aziende in crisi affinché potessero mettere insieme le loro esperienze. Solidarietà di classe, istituzione di una cassa di resistenza, sostegno alle lotte e alle vertenze, auto-organizzazione, lotta al Job Act e lo sblocca Italia. Sono solo alcuni degli obiettivi che questo coordinamento con grande sacrificio è riuscito a raggiungere. Si è inoltre creato un sistema di solidarietà tra lavoratori con la creazione di una cassa di resistenza come forma di sostegno per le lotte degli stessi che quotidianamente e con grande sacrificio difendono quello che rimane del proprio posto di lavoro. Questo coordinamento, oltre alle vicende che riguardano il lavoro, si è confrontato anche con vicende che riguardano problemi relativi all'ambiente, al territorio e alla salute dei lavoratori, come viene presentato nella lettera di Renato. La fattività di tutto questo è stato reso possibile grazie all'ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, e alla lungimiranza della compagna Loredana Marino, che, superata l'appartenenza, è stata al nostro fianco per un giusto futuro. Un ringraziamento mio particolare va al compagno ed amico Carmine Desia, che avete in platea, che fa parte del comitato dei lavoratori dell'ex Isochimica, che ha permesso al sottoscritto e ad altri lavoratori di effettuare i controlli sanitari in breve tempo, controlli che purtroppo hanno evidenziato malattie e problematiche relative all'ambiente di lavoro. Scusate se vi racconto la mia esperienza personale, ma diceva il compagno prima, abbiamo bisogno di gente, come dire, che viene dal campo, noi veniamo dal campo di battaglia. La mia testimonianza diretta di cosa significa probabilmente lo scambio salute-lavoro
E cosa significa portare a casa del pane sapendo che lo stesso potrebbe essere avvelenato, senza capire se il lavoro ce lo danno per vivere oppure per morire. L'azienda in cui lavoro da circa 29 anni si chiama Nex, anzi del gruppo Alcatel, una multinazionale. Il gruppo Alcatel lo conoscete tutti. Conta purtroppo oltre 20 morti e soggetti con varie patologie tumorali e non solo, legate all'apparato digestivo e all'apparato respiratorio. Purtroppo di amianto ne abbiamo usato tanto. I documenti in azienda relativi ai materiali che abbiamo usato purtroppo sono scomparsi. Quindi autonomamente abbiamo fatto analizzare, come dire, la copertura dello scoglio, le cosiddette onduline, tanto per capirci, con questo risultato: concentrazione di amianto oltre l'80%. È come se noi vivessimo metà della nostra esistenza sotto una bomba ecologica. Non sono parole mie, ma dell'analista chimico che ci ha dato questi risultati. Ma come spesso succede, al danno anche la beffa. La vicenda di Casale Monferrato ne è un esempio per tutti. Ad oggi il sottoscritto, insieme a un numero di lavoratori, hanno presentato un ricorso per l'esposizione all'amianto per ottenere un risarcimento dall'INPS. Eppure per molti di noi, tra tribunali, INAIL ed INPS, non si riesce ad avere giustizia. Sostanzialmente cosa chiediamo noi con il riconoscimento all'esposizione? Chiediamo semplicemente di andare in pensione un poco prima, con un riconoscimento contributivo, pari ad 1,5, semplicemente per andare in pensione qualche anno prima, nella speranza che questa pensione riusciamo a raggiungerla, perché purtroppo siamo stati a contatto con delle sostanze che ci hanno danneggiato. Mi avvio alla conclusione. In uno stabilimento gemello del nostro gruppo, sempre il gruppo ex Alcatel, sono stati accolti dei ricorsi dal tribunale di Latina, perché questo stabilimento stava nel territorio di Latina, con sentenze univoche, mentre nel tribunale di Salerno, ho portato le sentenze che poi il compagno Renato leggerà, i tre giudici hanno dato delle sentenze diverse rispetto ai compagni che lavoravamo sullo stesso posto di lavoro. Un solo giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto dei lavoratori a una giusta pensione anticipata. Significa che ai lavoratori già in pensione viene riconosciuto un aumento sulla pensione contributivo, qualche centinaia di euro in più, nient'altro, mentre a quelli ancora inattivi viene riconosciuta una maggiore contribuzione pari agli anni di lavoro di servizio. Concludo dicendo che la nostra lotta si identifica bene nel contenuto del libro di Renato e per questo l'abbiamo invitato. Noi continuiamo a batterci per il futuro nostro e dei nostri figli. Finisco dicendo che su questa linea saremo presenti allo sciopero del 12 dicembre, sciopero che per noi ha un alto significato politico. Grazie. Quindi hai avuto anche l'esperienza diretta, che è la cosa più importante. Possiamo scrivere tutti i libri che vogliamo, che sono importanti, ma chi sta sul campo di battaglia ti racconta la verità. Complimenti a te, complimenti anche a Carmine, perché insieme con Lello, grazie a lui, siamo riusciti a fare tutto. Hanno fatto anche una bellissima intervista. Non lo vedo, ma lo sento, io so che c'è. Questi sono ragazzi che a 20 anni sono entrati, diciamo, direttamente in contatto con la vita, e non capita a molti fare un'esperienza così cruda. Allora è capitato per questo.